valutare la performance sanitaria per rilanciare il sistema. Sono stati presentati a Perugia i risultati 2021 del network delle regioni, un'analisi puntuale sulla situazione di 10 regioni e 2 province autonome promossa dal Laboratorio Management e Sanità dell'Istituto di Management della Scuola Superiore Sant'Anna di Pisa nel seminario organizzato in collaborazione con la Scuola Umbra di Amministrazione Pubblica a Villa Umbra. L'Umbria è fra le regioni che migliora di più. Vediamo che al centro del bersaglio, quindi performance ottimali, ritroviamo il consumo dei farmaci, degli antibiotici, che è ridotto nel tempo, continua a ridursi, soprattutto nella pediatria, che è uno degli ambiti più importanti, uno degli ambiti importanti anche per la lotta all'antibiotico resistenza. Ci sono degli ambiti su cui migliorare, in particolare le prestazioni ambulatoriali, che non sono ancora tornate ai livelli del 2019, per cui c'è ancora un gap da recuperare. Nell'ambito oncologico, se va bene la parte dello screening, bisogna porre un po' più attenzione sulla tempestività degli interventi di chirurgia oncologica. C'è poi il capitolo vaccinazioni. Le vaccinazioni Covid sono nella fascia verde del nostro bersaglio, quindi una buona performance. C'è una tenuta anche sulle vaccinazioni pediatriche. Le vaccinazioni su cui invece bisogna porre attenzione sono quelle antinfluenzali. Erano aumentate nel 2020, invece mostrano un calo nel 2021, un calo un po' generalizzato, sia negli anziani e sia negli operatori sanitari. Infine, in tema di emergenza, urgenza extraospedaliera, abbiamo fatto una convenzione con Areu perché vogliamo il meglio per la popolazione umbra, in considerazione di un fatto che è sotto gli occhi di tutti, che è la dispersione della popolazione su un territorio molto ampio, quindi serve una risposta emergenziale del 118 che sia sempre più importante e sempre più precisa. E riportando l'elicottero, l'elisoccorso a casa, fra virgolette, evidentemente i tempi di intervento saranno molto, molto più brevi, soprattutto in caso di incidenti catastrofali.